Noi ci ispiriamo alla cultura hip hop, alla break dance, all'hip hop che ne vengono dall'America. Non ci dimentichiamo mai che questa grande cultura che offre tanto ai giovani nasce proprio nelle periferie, nei ghetti newyorkesi. E da lì c'è stato veramente un rinascimento in America. Così siamo convinti che nei quartieri, nelle periferie, lì dove c'è un grande vissuto, dove c'è grande animosità, insomma, se si riesce a convertire anche questa passione che hanno questi abitanti, dove succedono tante storie, poi noi magari ci accorgiamo solo delle cose più gravi, quelle più tristi, quelle che vanno nei telegiornali, ma sono quartieri, zone dove c'è tanta vita, gli abitanti sono veri personaggi, sono molto ricchi, per cui per un artista, per chi è in cerca di storie, di raccontare, di arte, di cultura, qui è in questi luoghi che si trova il materiale vero. Dove c'è serenità e abbondanza e ricchezza, è difficile che nascano delle storie, ecco, magari senza arrivare a degli eccessi, ecco. Però incanalare, grazie, queste energie, queste risorse verso stili positivi, perché comunque è una zona questa piena di vita. Quando vengo qui, ogni volta noi veniamo da Termi, quando veniamo qui incontriamo i personaggi, sono veramente. Ogni personaggio qui è un film, ci sarebbe da girarci un film sopra con le loro vite piene di cose particolari che magari noi nelle nostre vite anonime, belline, magari non possiamo immaginare. Però chi ha occhi per guardare questo tipo di cose qui trova tanto materiale. Penso io con i nostri amici di San Patrignano, qui Zetema, il Centro Culturale, tutti quelli che vogliono venire qui e che torniamo sempre volentieri, perché comunque nella gente, nel vivere qui c'è tanto da raccontare, c'è tanto di bello, ed è quello che vogliamo valorizzare e non far mancare la nostra presenza qui.